Va benissimo, grazie Presidente. Ora c'è ancora Emanuele che gli vuole porre un'altra domanda. Salve Presidente, mi prendo un po' la responsabilità di questa patata bollente, ma gliela devo. Non c'è nessun problema. Caro, sempre tutte le domande, quindi non abbiate remore. Caro Presidente, giustamente questa è una tematica che sta a cuore a moltissimi tifosi. Ci chiedevamo, per quanto riguarda la questione logo, ci sono dei termini o delle condizioni magari per poterlo rivedere, se non per questa, magari anche per la prossima stagione sulla maglia dell'Avellino? Guardi, lei sa meglio di me come sta la situazione del logo. Io posso dire questo, il mio legale, che è l'avvocato vigilante, è in contatto continuo con i legali del gruppo dell'anno, della società di dell'anno. E in contatto con te stanno scambiando email una continuazione. Vi posso dire che l'ultima email che abbiamo mandato noi risale ad un mese fa e non abbiamo avuto risposta. Perché evidentemente cioè un conto, voi tifosi sapete il discorso del logo. Il logo è praticamente, chiamiamolo il marchio, che va sulla maglia dell'Avellino, e su questo non ci sono mai stati problemi. Il problema è che insieme al logo ci vogliono far cambiare la denominazione. Vogliono darci altre cose che sarebbero state acquisite insieme al logo, e questa è una cosa che noi non possiamo accettare, perché io ho sempre detto che mettere il logo, che è un logo storico, è un logo che io amo in prima persona, questo logo, non c'è dubbio, insomma, perché è parte della nostra storia. Noi amiamo, sì, la amiamo tutti, Presidente. Non è un problema, ma se mettere questo sulla maglia poi mi impone che devo cambiare il nome della mia denominazione sociale, devo cambiarlo delle cose, questo non credo che mi sia, che qualcuno mi possa chiedere un discorso di questo tipo. E quindi, se insisto, e questo glielo posso garantire, se io dovessi mettere il logo sulla maglia, sono in condizione di poterlo fare in qualunque momento, perché faccio una semplice telefonata al presidente della Liga di Serie B, gli chiedo la possibilità di fare questo, cosa che già verbalmente ho avuto un approccio positivo su questa cosa, però questo si deve limitare all'utilizzo del logo. Poi ci sono modalità. Il logo come viene dato? Prima ce lo volevano dare per un anno, rinnovabile di anno in anno, poi che ci hanno fatto un'altra proposta, cioè voglio dire, senza voler entrare in polemiche sterili, la disponibilità sta a cuore, la sta dando e la continua a dare. Però è bene che i tifosi sappiano che la situazione non è troppo semplice, perché non è così semplice. Beh, sì, questo è vero. Cioè non è soltanto prendere il logo e metterlo sulla maglia, ci sono tante altre situazioni che i legali del gruppo dell'anno ci stanno virgolette paventando e sulle quali stiamo ovviamente discutendo, perché se fosse stato solo il logo l'avremmo già risolto il problema. Sì, proprio vero. Nicola, vuoi porre un'ultima domanda al presidente? No, nulla, vabbè, penso che, come diceva riguardo a Zappacosta, ad un anno scorso proprio iniziale, il giocatore sia proprio già pronto secondo me anche per la Serie A. Esagero tranquillamente su Zappacosta. E poi niente, speriamo bene che anche con Biancolino e Millesi, quali sono i progetti per loro, magari se magari rischiano di... No, ma guardi, Biancolino e Millesi, per quanto mi riguarda, per quanto riguarda lo staff, fanno parte della nostra squadra, assolutamente. Nessuno ha mai tentato di mandarli via. Siamo felici, Presidente, assolutamente. Evidentemente sono due giocatori importanti che hanno fatto tantissimo l'anno scorso, anche loro hanno contribuito in maniera determinante per il risultato dell'Avellino, ma evidentemente ora la rosa è una rosa più competitiva di quella dell'anno scorso, per cui dovranno sudare per trovare un posto in squadra, e su questo non ci piove. Ma io su questo, così come dico che Taccone ha questi ragazzi nel cuore, loro lo sanno, quindi per me restano con noi, fanno parte integrante della nostra squadra, della nostra formazione, però il discorso se poi giocheranno una partita, 2, 10, 20 o 30, questo è un discorso che non mi compete, perché ho persone che pago profumatamente per mettere gli uomini in campo, e mi riferisco all'allenatore. Quindi io non ho mai fatto la formazione, non ho mai consigliato nessuno a scendere in campo, per cui è chiaro che è una rogna che non voglio, perché ho già tante rogne con il campo, con il comune, con la provincia, questo di qua di là. Ricordate che adesso vi vado a mettere in mezzo anche sul discorso della formazione. Quindi è una cosa che chiarissimo, Presidente. Millesi fanno parte della nostra squadra, non c'è stata mai nessuno di noi che ha pensato di mandarli via, però si devono conquistare il posto in campo e lo devono fare in maniera corretta, come hanno fatto l'anno scorso, cioè contribuendo a tenere lo spogliatoio coeso,
cercando di non rompere un giocattolo importante come quello che abbiamo creato, perché poi sentire in giro chiacchiere, e io su queste chiacchiere ovviamente non spendo nessuna parola perché sono certo che sono delle falsità, sentire in giro che c'è qualcuno, non mi riferisco né a Millese né a Biancolino, che vuole rompere lo spogliatoio, vuole rompere questo giocattolo, questo non lo consentirò a nessuno, perché questo è un giocattolo che io ho creato e che ho contribuito a portare avanti, ovviamente non da solo, per cui se devo sbagliare, se devo crollare, devo crollare per i miei demeriti e non per demeriti degli altri. Un ragionamento che non fa una grinza, Presidente, assolutamente. Ok, Presidente, noi la ringraziamo per la sua disponibilità, è stato gentilissimo. Non è un problema, quando io parlo con i miei tifosi, io ovviamente mi identifico nei conduttori della trasmissione, ma mi identifico ovviamente con tutti i tifosi che ci stanno sentendo. Quando io parlo con i tifosi sono sempre felice di potermi esprimere, di poter dire il mio pensiero. Ma infatti noi siamo soprattutto tifosi. I mezzi televisivi, le serate, le trasmissioni, eccetera, se dovessimo fare questo non faremmo più calcio, ma faremmo calcio parlato, che è una cosa che lasciamo fare a Mediaset. Ogni sera in televisione a raccontarsi la storia dell'Uva, insomma, tutte le sere, è diventata una cosa veramente incredibile. Io preferisco il calcio giocato, preferisco vedere i ragazzi fare gli allenamenti, fare le partite, tutti noi entusiasticamente andare ad apprezzarli. Quello che ci appassiona anche a noi, sicuramente. Certo, va bene. Va bene, Presidente, infatti voglio anche sottolineare che questo suo intervento di oggi è stato molto importante per la gente di questa fetta di Irpinia che comunque vive il calcio di Avellino con amore e passione. In più, Presidente, approfitto per aggiungere, per porgerle un invito, chissà, magari più in là, in base sicuramente a quella che è la sua disponibilità di tempo, però ci piacerebbe averla se c'è la possibilità, bene, proprio qui in studio. Va bene, nel corso del campionato sicuramente avremo possibilità. Esatto. Di risentirci e di rivederci probabilmente. Grazie Presidente e forza lupi, sempre forza lupi. Forza lupi! Mi raccomando, ragazzi, mi sono abituato da poco. Sì. Sabato, mi raccomando, tutti al partenio a fare il tifo. Assolutamente, noi non mancheremo, Presidente. Mi riferisco sabato prossimo, naturalmente, ma io certo. Sono convinto che i nostri tifosi verranno alla fine compatti. Tutti e faremo una grande partita anche alla fine. Esatto, forza Presidente. Lupi. Forza lupi, buonasera e grazie di nuovo. Sì. Buonasera, Presidente, buonasera. Grazie.